Eccoci qui con Paolo Bonfiglio, pilone delle zebre arrivato a Parma lo scorso maggio. Ciao Paolo, benvenuto. Il tuo è un ritorno a Parma, città che già hai vissuto 6 anni fa quando giocavi in Accademia Nazionale. Come l'hai ritrovata? È sempre un piacere tornare perché qui ho dei ricordi molto belli di quella stagione lì e mi sono trovato bene, anche se ovviamente il mondo zebre è tutto differente, completamente differente da quello accademico, ecco. Quindi arrivo qua più maturo, ma con la stessa voglia di giocare. In nazionale ti abbiamo visto giocare pilone destro, poi sei passato sul lato sinistro della mischia. Dove ti senti più a tuo agio a sfidare gli avversari? Sì, in realtà ho fatto tutti e tre i ruoli della prima linea, anche tallonatore. E direi che mi trovo più confidente, soprattutto negli ultimi anni, a giocare a sinistra. Però penso mi abbia aiutato a giocare in tutte e tre le posizioni perché sono veramente molto più diverse da quello che si possa pensare dall'esterno, da uno che magari non l'ha mai provato in prima persona. Qui a Parma hai ritrovato Carlo Orlandi e Alessandro Troncon, tuoi allenatori quando indossavi la maglia della nazionale Under 20. Ritrovare allenatori con cui hai lavorato velocizza l'inserimento in un nuovo piano di gioco? Sì, perché nonostante ovviamente sia completamente differente, il piano di gioco delle zebre e quello che avevamo con l'Under 20 in quegli anni, comunque l'approccio di questi due allenatori non è cambiato e lo conosco, quindi, mi sono trovato bene, negli anni della nazionale e mi sto trovando bene anche con Michael, adesso, quest'anno. Dici un pregio di ognuno dei due. E Troncon, beh, veramente stimolante allenarsi con lui e anche con Carlo. Sono due persone che danno tutto e che preparano l'allenamento nei minimi particolari, quindi non si arriva mai, diciamo, senza un piano preciso in testa prima dell'allenamento. E questo come mi ha aiutato in nazionale, anche adesso vedo che è veramente d'aiuto per me e per tutti gli altri. E non ti chiederò un difetto, bensì il ricordo più bello della tua esperienza con gli azzurrini. E ricordo più bello, beh, forse la prima convocazione che è arrivata un po' a sorpresa con gli azzurrini nell'anno diciamo 95-94, quindi in cui ero più piccolino e inizialmente non avevo tante possibilità, però poi c'è stata questa convocazione a sorpresa che mi ha veramente reso felice. Poi da lì, in quell'anno, anche battere l'Argentina al Mondiale in Nuova Zelanda è stato veramente bello, è un ricordo indelebile, ecco, della mia esperienza con gli azzurrini. Sei arrivato alle Zebre lo scorso maggio ed hai anche iniziato una prima fase di lavoro lo scorso giugno. Come ti stai inserendo nel piano di gioco di Coach Bradley dopo il tanto fitness delle prime settimane? Sì, hai detto bene, tanto fitness, tanta corsa, però in questa seconda parte di preparazione abbiamo messo le basi per costruire il nostro gioco. È un gioco molto veloce e stimolante, veramente quando riescono le cose noto che ci divertiamo tutti, quindi se queste sono le premesse, è bello giocare in questa squadra. Beh, E chi è il tuo esempio all'interno del gruppo? lasciando stare i ragazzi che sono adesso via con la nazionale, che non ho potuto conoscere se non un po' fuori dal campo, quelli che si stanno allenando con noi adesso sono sicuramente George, che può essere quello, diciamo, il più esperto nel nostro reparto, che ci dà consigli, anche lui ci stimola parecchio. E anche i due ragazzi irlandesi che sono arrivati quest'anno sono veramente un grande aiuto per noi magari più piccoli, che dispensano consigli e si mettono in gioco loro per primi. Quindi diciamo queste tre persone sono i primi che mi vengono in mente. Come vivi la competizione interna in un reparto così giovane, che ad inizio campionato non avrà il senatore Lovotti impegnato alla Coppa del Mondo?
Beh, siamo escluso Lovotti, è vero, siamo tutti piloni più o meno della stessa età. E, è bello perché ci troviamo bene fuori dal campo e in campo ci stimola il lavoro dell'altro, insomma, per fare sempre meglio. Quindi per adesso è una sana competizione, poi arriveranno le partite e vedremo. Paolo, tu sei a caccia del tuo primo cap in Guinness Pro 14. Che aspettative hai per questa stagione? Ovviamente cercare il prima possibile di fare una presenza con questa squadra, perché sto lavorando tanto. So che è molto difficile, so che è un altro livello rispetto a quello in cui giocavo gli anni precedenti, però è stimolante se riesco a mantenere, ecco, il livello degli altri, se riesco a raggiungerli, quelli magari più esperti che sono qui da più tempo, l'obiettivo è quello di fare più partite possibile, ovviamente. E cosa ti aiuta a superare i momenti più difficili e a trovare la concentrazione prima di un'importante sfida? I momenti più difficili penso sempre che è quello che faccio per passione, e quindi è sì un lavoro in questo momento, ma cerco di non pensare mai a quanto può essere duro, perché è quello che ho scelto io di fare, e quindi se ho scelto di fare una cosa è mia responsabilità portarla fino in fondo. E prima di una partita, inizialmente, magari quando ero più piccolo, la sentivo tanto, a volte mi mettevo troppa pressione da solo. Invece ultimamente riesco a gestirla un po' meglio e penso sempre che la prima cosa è divertirsi. Se si trova il divertimento all'interno del campo, tutto viene non più facile, ma sicuramente ti togli più soddisfazioni mentre giochi.